Qui Gatta Cicova, rubrica antiimperialista di Cuba Mambì, gruppo di azione internazionalista a cura di Chiara Dal Canto. Buonasera e benvenuti all'ottava puntata della rubrica antiimperialista. Stasera parliamo di Hunter Biden e di informazione. I redattori di Wikipedia, a metà aprile di quest'anno, hanno cancellato la voce sulla Rosemont Seneca dal proprio sito. Che cos'è la Rosemont Seneca? È una società di investimenti di proprietà di Hunter Biden, il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Perché è stata rimossa la pagina da Wikipedia? Si dice perché non degna di nota. In realtà, leggendo i commenti di molti utenti che sono facilmente rintracciabili sullo storico della pagina, si scopre che la Rosemont ha investito in biolaboratori sul territorio ucraino e per questo motivo i redattori di Wikipedia affermano che l'esistenza della pagina, della Rosemont, potrebbe essere uno stimolo per i lettori a formulare teorie complottiste su Hunter Biden. Wikipedia dovrebbe limitarsi ad informare, fornendo elementi, dati, infischiandosene se da essi alcuni utenti prendono spunto per costruirci su teorie strampalate o chissà che altro. Ma di cosa ci stupiamo? Dopotutto, Wikipedia ha modificato la pagina sulla strage di Odessa, avvenuta il 2 maggio del 2014, dove, ricordiamolo, morirono più di 40 persone a seguito delle proteste contro il governo golpista nazista di Kiev. Furono arse vive diverse persone. Pensate che recentemente Wikipedia ha cambiato il titolo della pagina. Da strage di Odessa è stato cambiato in incendio della casa dei sindacati di Odessa, come se qualcuno accidentalmente avesse lasciato una sigaretta accesa nell'edificio. Ma torniamo agli affari di Hunter Biden, personaggio discusso anche in patria, non solo perché è risultato positivo ai test antidroga diverse volte, ma anche per un altro aspetto non legato alla faccenda dei biolaboratori e della Rosemont Seneca. Nel maggio del 2014 Hunter entrò nel consiglio di amministrazione della Burisma Holdings, compagnia ucraina del gas, con uno stipendio di $50,000 al mese. Il figlio di Biden fu scelto nonostante non parlasse ucraino e nonostante non avesse particolari esperienze nel campo energetico. Soffermiamoci un attimo per una riflessione. Il figlio di Biden che investe in biolaboratori attraverso la società di investimenti Rosemont Seneca in Ucraina. E sempre il figlio di Biden nel 2014 entra nel consiglio di amministrazione di una compagnia ucraina di gas. A quanto pare molti non sapevano neanche dove fosse l'Ucraina prima della fine di febbraio. Pare proprio invece che per gli americani l'Ucraina fosse già terra di conquiste. Ma torniamo alla Burisma Holdings, la società del gas. Hunter Biden non era il solo americano con le mani in pasta in questa società. C'era anche Devon Archer, ex consigliere dell'allora segretario di Stato John Kerry. Attenzione, colpo di scena, questo signor Archer è anche manager partners della Rosemont Seneca. Vi ricordate, no? La società oscurata dalla pagina di Wikipedia. Hunter rimane nel consiglio della Burisma fino al 2019 e in quegli anni si impegna a perseguire una politica americana tutta concentrata nel far riprendere all'Ucraina le zone del Donbass, perché ricche di giacimenti di gas ancora inesplorati, che erano naturalmente nel mirino della Burisma Holdings. Non a caso Zelensky nel dicembre del 2020, quando Joe Biden fu eletto presidente degli Stati Uniti, dichiarò: lui conosce bene l'Ucraina e aiuterà davvero a risolvere la guerra nel Donbass. Ma insomma, perché inserire Hunter Biden nella società di gas ucraino, nella Burisma Holdings? Secondo fonti britanniche, ma secondo anche diverse inchieste interne negli Stati Uniti d'America, c'è stata una intenzionalità precisa. Il figlio del presidente degli USA serviva per riciclare soldi sporchi che la compagnia Burisma aveva fatto negli anni precedenti. Si parla di circa $10 milioni al mese non fatturati, trasferiti, indovinate dove? Sui conti della Rosemont Seneca, la famosa società di investimenti specializzata in biolaboratori fondata da Hunter Biden nel 2009. Ora, torniamo quindi alla Rosemont Seneca e cerchiamo di capire come mai i famosi fact checkers, chi sono? Sono coloro che verificano se le notizie che circolano online sono vere o fasulle.
Ecco, questi solerti e laboriosi fact checkers hanno gridato alla fake news quando in questi giorni il portavoce del Ministero della Difesa russo, Konashenkov, ha dichiarato che in Ucraina sono state eliminate tutte le tracce del programma biologico militare finanziato dagli USA in Ucraina. Questi fact checkers si sono persi però un articolo del New York Post, testata americana, dello scorso 26 marzo, che con tanto di foto dell'oramai famoso Hunter Biden con occhiali scuri, sigaretta in bocca e giacca di pelle, ci parla come Hunter avesse finanziato laboratori biologici in Ucraina, secondo mail trovate nel suo laptop. Chiudo con ironia citando una frase storica di Andreotti: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Buona serata, grazie per l'ascolto, da Chiara Dal Canto. Qui Gatta Cicova.